Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Savini San Giuseppe San Giorgio con Raccontiamo Teramo. Sì, beh, questo è un progetto storico dell'istituto, praticamente prevede che i ragazzi approfondiscano sia dal punto di vista storico che culturale alcune determinate zone di Teramo e poi facciano da guide per i visitatori, e quindi noi siamo lieti di poter offrire a coloro che vogliono anche questa guida da parte dei nostri ragazzi. L'entusiasmo dei ragazzi? È molto alto non solo dei ragazzi che poi studiano e approfondiscono, ma anche da parte di coloro che poi intervengono nei diversi punti della città di Teramo. Questo è uno dei progetti dell'istituto. Ce ne sono anche altri, un istituto che sta andando alla grande a Teramo in questi anni. Sì, l'istituto sta crescendo, questo ci fa piacere, abbiamo apprezzamento da parte delle famiglie, i progetti sono diversi sotto tutti gli aspetti, sia dal punto di vista così storico-culturale, quindi legato all'ambiente, perché sappiamo che chi conosce bene il proprio ambiente, le proprie radici, può anche programmare poi il proprio futuro, ma sia anche dal punto di vista della formazione dei docenti con il progetto di ricercazione sul curriculum verticale per competenze. Tornando al progetto di oggi, quante classi, quanti insegnanti sono stati impegnati? Le classi coinvolte sono tutte. Sia della scuola primaria che della scuola secondaria. La scuola secondaria che ovviamente fa da motrice per questo tipo di progetto, perché i ragazzi da scuola secondaria, grazie anche alla guida della professoressa Palmarini, approfondiscono, ripeto, dal punto di vista storico-culturale i diversi siti della nostra città. Allora, siamo con? Susanna Bozzi. Manuel Di Agostino. Lorico Sciana. Presentiamo questo progetto, come si chiama? Raccontiamoteramo.it. Cosa fate? Consiste nel diventare per un solo giorno delle guide che presenteranno ad ogni cittadino, ad ogni turista, le bellezze della nostra Teramo. È stato difficile prepararsi? E ognuno di noi in vari gruppi ci siamo disposti, siamo andati lì sul posto, abbiamo cercato vario materiale su cui basare le nostre rappresentazioni al pubblico. E con un po' di lavoro, un po' di impegno si riesce a fare tutto. Quali siti di Teramo, li sai? Sì, più o meno la biblioteca Melchiorre Delfico, abbiamo fatto anche l'anfiteatro e il teatro l'anno scorso. E il museo Francesco Savini. Tu dove sarai? Io sono alla biblioteca Melchiorre Delfico. Anche io? Anche io. Quindi tutte e tre la biblioteca. Cosa spiegherete alla biblioteca? Io parlerò delle librerie neogotiche. Vari gruppi, io per esempio dei vari pezzi che sono conservati dentro la biblioteca, ovvero del gruppo del museo. Altri gruppi invece parleranno del palazzo, il palazzo Delfico, e altri ancora in lingue spiegheranno varie cose in lingue. Cioè, io sono anche io nel gruppo del museo, qui io racconto quanto è nato e che cosa rappresenta, che cos'ha e la sua importanza. Emozionati? Un pochettino sì. Abbastanza. Molto emozionati, perché è veramente una bellissima esperienza. Professoressa Palmarini, responsabile di questo progetto, tanto entusiasmo, ma dai bambini, dai ragazzi, anche tanta emozione. Tanta emozione, tanta collaborazione, questo è il giorno della festa, io dico i due giorni della festa, quando loro, i ragazzi, trasmettono finalmente quello che hanno appreso, quello che hanno imparato alla città. Quanto tempo ci è voluto a prepararli? Ci vuole l'anno scolastico, perché insieme agli operatori museali dei civici musei noi lavoriamo durante l'anno, visitiamo le chiese, facciamo delle ricerche, approfondiamo e poi possiamo trasmettere. E andiamo un po' avanti, il dopo, i ragazzi come si sentono? Ecco, allora, noi lavoriamo per il dopo, per farli diventare dei cittadini responsabili che conoscono il territorio, il patrimonio culturale del loro territorio, e per questo poi lo sapranno rispettare.
L'anno prossimo lo avremo ancora? Noi oramai sono 10 anni che portiamo avanti questo progetto e spero che questo progetto ci sia per sempre, perché veramente ha una valenza culturale di alto livello, non solo didattico ma anche proprio a livello civile e comportamentale. Adesso sentiamo due ragazzi della scuola primaria. Buongiorno. Il tuo nome? Aurora di Giuseppe. Scusa, ripeti? Aurora di Giuseppe. E il tuo? Buongiorno a tutti, sono Manuel. Quale classe siete voi? Di quinta C. Cosa racconterete di Teramo? Racconteremo del nostro speciale anfiteatro. È emozionante prepararsi? Beh, sì, abbastanza. Siete riusciti a studiare tutto? Sì. E sei pronto? Sì. Ma era semplice comunque. Senti un po', dopo questa esperienza, allora, oggi parlerai. Cosa ricorderai nei prossimi giorni? Ricorderò di essere stata come un'archeologa, solo da piccola. Quindi spero di rifare questa esperienza anche quando sarò adulta. E tu cosa ricorderai? Io ho capito che fare la guida è bello, devi prepararti un bel po' e ricorderò che il nostro anfiteatro è bello comunque. Ricordiamo il nome delle maestre che vi hanno aiutato a prepararvi? Come no? Allora, la prima è la maestra Rosalba Michetti, che è comunque la mia insegnante di storia e la ammiro molto per tutto quello che ci imparare. E poi la maestra Cesira De Angelis, che è comunque una maestra molto brava e che lei fa di tutto per farci, insomma, sapere le cose e farci apparire bravi. Allora, le maestre cosa possiamo dire dopo questa esperienza? Che sono state bravissime a prepararci e speriamo che si ripeta questa esperienza perché è veramente bella. Buongiorno e benvenuti al sito archeologico di Torre Bruciata. Oggi io e i miei compagni vi spiegheremo come è composta la Domus. A seguito dei lavori condotti negli ultimi decenni che ci hanno permesso di recuperare l'antica cattedrale di San Maria Prusensis, sono tornati alla luce qui in Piazza Sant'Anna, a fianco alla chiesa omonima, i resti di una sontuosa casa romana. Questa casa romana si può far risalire tra il periodo primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Gli ambienti rinvenuti sono ad una profondità di circa 2 metri. Si tratta di 1 o 2 domus, forse separate tra loro da un lungo muro. Nell'architettura romana ci sono due tipi fondamentali di arredamenti, le domus patrizie, che sono situate in un unico piano, dove vivevano intere famiglie. Poi c'è la lingera di carattere cittadino, costretto alla coabitazione di famiglie, che c'erano degli edifici a 5 o 6 piani che non avevano servizi igienici né acqua. Questi edifici erano molto pericolosi perché si potevano sviluppare crolli e incendi. La Domus di Torre Bruciata si trova tra il Cardo e il Decumano, le due vie principali dell'accampamento militare romano. Il Cardo è da est a ovest, invece il Decumano da nord a sud. La Domus di Torre Bruciata si chiama così perché è stata bruciata da Roberto di Loretello nel XII secolo. Inoltre le condizioni di vita delle insule erano molto diverse da quelle delle Domus. Nel piano terra si potevano trovare le botteghe artigiane e negozi, invece nei piani superiori si ammassavano decine di famiglie. Si riscaldavano e cucinavano solo con il braciere e illuminavano la stanza con le lanterne, con il rischio di rimanere intossicati dal fumo o di bruciare l'insula, costruita soprattutto in legno.